Quello che voglio dire è molto semplice. Sapete bene che con Livia Turco, Paciolla, tutti quanti, quelli che sono qui e tanti altri ancora, noi ci siamo impegnati in un percorso per rendere esplicite agli italiani quali sono le nostre intenzioni. Intanto per tirar via questo tema dal non detto, dall'ambiguità, dove era stato relegato dopo lunghi anni anche di ideologia di destra, che ha portato tanti guai a questo paese, sia sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo morale, civile e umano. Ora noi, lo sapete, non siamo maggioranza in questo Parlamento e quindi in questo Parlamento noi cerchiamo di far passare, quando ci riusciamo, le cose che ci stanno a cuore, e quando non ci riusciamo diciamo quel che non va e diciamo quel che faremmo e quel che faremo. E sia chiaro che la cosa che dico qui adesso la dirò sempre, ovunque, in TV, nelle campagne elettorali che ci saranno. La prima norma che il nuovo governo farà sarà una norma sulla cittadinanza. Chi nasce e cresce qui è un italiano. Per un motivo naturalmente che riguarda voi, questa condizione di discriminazione inaccettabile. Come tutte sono inaccettabili le discriminazioni. Noi abbiamo un articolo 3 della Costituzione che canta, che deve essere la nostra bandiera, il nostro asse logico, il nostro profilo. E lo facciamo quindi, dicevo, per questi vostri diritti negati, ma lo facciamo anche per un altro motivo. Perché se un paese come l'Italia, se tutti noi italiani, che ci riteniamo italiani, accettiamo l'idea che un ragazzo, una ragazza, figlio di immigrati che è nato qui, per tanti lunghi anni non sia né immigrato né italiano, non è che è quella ragazza o quel ragazzo fuori dal mondo nuovo, siamo noi italiani fuori dal mondo nuovo. E bisogna che questa cosa un grande paese la capisca, se vuole avere un futuro per tutti i suoi figli. Di questo quindi noi faremo una battaglia civile, morale, etica, perché anche trovare le risorse materiali per darsi un avvenire, cercare di riprendere una strada di crescita, di fronteggiare la recessione, di dar lavoro, ha bisogno però anche di sentirsi paese, di essere orgoglioso di quel che si è, di avere in testa qualche concetto basico, perché se no non si diventa una comunità capace di guardare avanti. Quindi io sono qui a ringraziare voi perché per la tenacia che mettete in questa battaglia, che è una battaglia per voi ma anche per noi. Grazie a tutti.